Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con le missioni parallele. Allora, penso che c'è... Ok, se n'è attivata una nuova. Sfera del drago di Namek. Aspetta, voglio vedere prima tutto. Sì, sfera del drago di Namek. Ok. Perché poi ritorniamo alle missioni principali. Voglio fare un po' principali, un po' parallele. Tutte quelle che ci sono all'interno di questa Closed Beta, che almeno ce la vediamo bene. Allora, come sempre io Goku perché mi ci trovo benissimo. Poi possiamo mettere Gon bambino e possiamo mettere Goku GT. Tutti Goku, va? Dal più grande al più piccolo. Ok, no, voglio farle tutte e due, così almeno riusciamo pure a livellare più facilmente. Riusciamo a fare tutti i vari potenziamenti e quindi almeno stiamo tranquilli che riusciamo a giocare senza rotture di scatole. Sfera del drago di Namek. Recupera 3 sfere del drago. Inizia battaglia. Ok, l'obiettivo di questa missione è raccogliere le sfere del drago nascoste in area. Collect all the Dragon Balls around the area. I'm done cleaning the trash on the Jerk. I'll defeat you. Mamma mia, iniziamo subito alla grande con Goku super carico. Prova le sfere con la regola la puntata per mettere. Boom! Su però Goku, dammi una mano. Se no sai, capito, mi metto tutti Goku la prossima. Oh, ma perché non si fa passo guidando la bana? Oh, e basta! Bellezza! Passami orbita! Mamma mia! Boom! A posto! Ci abbiamo un altro là davanti. Anzi, altri due. Guido ci abbiamo. E Navel. Guido della squadra. I'll show you the awesome power of mighty Gozo and the King Force. Pensavo sempre forse più scarso nella squadra attiva. No, ti ho scappato un tempo Oh, e basta, ti scappa. Oh, Guido, come è proprio rotto, eh? Che dentro non male. Oh, ok. È rimasto solo che non ci abbiamo sbagliato. Can I have so much difficulty and get the lights on you? Vedo l'ora d'aver cercato il completo per pagarmi ore. Dato che se siamo una bella ci conserveremo di più tardi, però. Not bad. I better keep up. Allora, una sta qua, ragazzi. Lo sentite il rumore? Stiamo quasi avvicinandoci. Sta qui. Quindi. Trova le sfere del drago prendo R3. Eccola. Questa è una. Return to the time machine with any Dragon Balls you can obtain. Ah, le devo riportare ogni premio vicino alla macchina. Ok. Ci sarà Sberry là. La perfetto. The Dragon Ball has been set. Please get any remaining Dragon Balls. Tutte dentro all'acqua stanno. Vecchio sta. Sento un rumore. Forse sta sopra. Eccola. Presa. Sono due. Arriviamo. Almost okay. All the Dragon Balls are here. Please do your best. Facciamo mamma mia, che botta che gli ho dato. Allora saliamo. Aspetta, dove cacchio? Andiamo a passare di qua. Insomma. Ce l'abbiamo qua sotto. Eccola qua. Trovata. Esso 3. Presa l'altra sfera. Sopra. E ce la andiamo a riportare. Così abbiamo penso completato la sfida. Ma non so se
Se arriverà qualche boss. O questa era solo così. Olè, conclusione. Hai trovato un. Eccolo. A new Dragon Ball was located. Abbiamo appena scoperto l'applicazione della trasfera del drago, devi trovarlo. Nuovo nemico. It's over for you! Recom. Perché Recom è forte, secondo me. Altri 4. Ah, proprio le 7 sfere del drago. Dai. Allora. Il fatto che non è che posso andare a recuperare le sfere. Aspetta, questo vorrei prima andare con. Perfetto. Ah, ce la sono ancora carica. Perfetto, questo ce lo siamo andati, ce ne abbiamo una proprio qua sotto. Andiamo un po'. Come vedi, eccola, presa. Allora riportiamo la pretty good! Sta pure Naval. Naval. Ok. Mettila qua. Benissimo. Solo che sto rumore non so voi, ma a me mi sta dalla capoccia. Ah, addirittura altri 2. Io mi sono messo proprio a cercare le sfere ormai. Come se piovesse. Dovrebbe stare sempre tutte sott'acqua stanno. Eccola qua. Presa. Sembra che se ne può prendere solamente una. Raccogliere le sfere per finire la missione. Tanto Goku e Gohan bambino sembra che stanno a fare un ottimo lavoro. Not bad. Un nemico. Ui, cosa cominciano a essere un po' tantini, eh? It seems like you're seriously thinking you can beat me. That ambush attack was really good. Who are you? I'm a Saiyan from Earth. I think. I didn't expect such a high power level. Mi rompermi l'anima. Oh, what? So fast. Guarda che cacchio gli sta a fa. Ho disattivato il radar, mi sta veramente. Why you? Forza che scappi così. Get carried away, huh? Dai. Oh. Scappa il codardo. Scappa il codardo. Guarda la faccia che l'ho fatta. No, uno l'ha fatto da poco. Come lo vado a riammare? How could I lose? La sfera del drago qua sotto. Vediamo se la troviamo, That was close. You're really good. Non la vedo questa. O sta dietro. O sta sopra. Aspetta, sta sopra forse. Posso andare però più su. Sta qua. Quindi... Dove sei? Sferetta del drago, eccote qua. Olè. Non lo spegne. Hey guy, you better fight back as much as you can. Lungo possibile. Not going to lose to you. Ce ne manca una sola, eh? E abbiamo completato le 7 sfere del drago. Olè. L'ultima non la vedo. Eccola, trovata. Non mi partiva il radar. Goku sta messo abbastanza male. Ah, una sta qua dentro. How can I lose? I'm
Vedete voi? I'm a human stuff! Aspetta. Con niente. Aspetta, scendi. Dove cacchio sta? La vedete voi, raga? Qua dentro non ce la vedo, qua. Oh, mica la trovo, eh. Però sta qua. Eccola, forse è qua. Oh no, l'ho presa, ma che cacchio, dimmelo. Cioè mica l'avevo visto, non mi ero reso conto. Stavo a vedere il radar che continuava a dirmi sta là. Ma apposta l'ho trovato, tutte e sette le sfere. Stavo un attimo distratto a vedere il radar. Olè, conclusione suprema. Ce l'hai fatta. Hai trovato una sfera del drago. Nuovo livello, altri 3 punti per noi. Altri 6 punti di abilità. Ok. Benissimo. Mo' conviene andare avanti un po' nella storia, almeno queste qua che ci stanno nell'open beta, perché purtroppo o per fortuna se non ci stanno poi tante missioni parallele da poter affrontare. Infatti avete visto, ci ha messo la numero 1 e la numero 12, quindi ne mancano, penso, sicuramente molte, molte altre. Saranno veramente tantissime, come poi era Dragon Ball Xenoverse 1, le missioni parallele che dobbiamo fare per forza di cose, perché sennò poi la storia non si riesce a giocare, perché stai troppo basso coi livelli. Allora io direi di andare, se siete d'accordo, un po' di sempre due di salute, due di attacchi base e due di attacchi normali. Allora andiamo nel personalizza migliori attributi e facciamo due salute, due attacchi base e due super colpi. Confermiamo, ok. Le missioni parallele le abbiamo completate. Adesso ce ne andiamo dritti dritti nuovamente nel tempio del tempo. Scendi da questo. Tanti mi hanno chiesto se uno vuole girare liberamente con il nuovo mezzo. Sì, ragazzi, tranquillamente ci potete girare, non c'è sta nessunissimo problema. È proprio il mezzo di spostamento che hanno messo all'interno. Che ho? Capsula di vigore. Che hanno messo proprio all'interno del gioco per fare in modo di spostarci più rapidamente rispetto al passato. Allora, andiamo da Kaioken, dal Kaioshin del tempo. Vediamo un po' che missioni. Stiamo facendo le missioni della storia sulla Terra e poi ci dobbiamo fare pure le missioni di Namek. Poi ci facciamo intanto quelle della storia. Poi con la pattuglia temporale. Ok, perfetto. Riprendiamo. Vediamo un po' che cosa ci aspetta mentre suona la campana della chiesa a festa. Chissà perché. Vediamo un attimo. Allora, so carico. Dai. Già Goku prima abbiamo fatto danni veri. Mo' riprendiamo con Amante che è salito pure di livello. Sta bello lancio. Vegeta. Nappa. In that case, I guess I'll just have to become a crazy! What? Burst open and mix! No way! The tables have turned. This is the end for you. Oh porcaccia la miseria. Forza per 10x2, grandi scimmie, sconfiggi tutti i nemici. Sia Nappa che Vegeta, grandi scimmie, ragazzi. Incredibile ma vero. A differenza delle battaglie normali, per poter infliggere danni alle grandi scimmie devi metterle in stato di blocco. Attaccale e riduce il loro livello di vigore a zero per bloccarle. A quel punto puoi infliggere danni. Inoltre, se cogli una grande scimmia di sorpresa e proietti la sua coda, riduci notevolmente il suo vigore. Perfetto. A monster! Now I get it. The monster that killed Grandpa. Forza. And the one that destroyed the arena.
Dai, dobbiamo ridurre il tempo della grande scimmia, su. Dai, dai, che sta distratto così. Andiamo così perché non gli facciamo niente. Forza. Buono. Andiamo così. Forza, regà. No, tu cacchio va. Aia. Perché poi mi ha cambiato la scimmia? Una pa grande scimmia, non ho capito. Stava fatto bene Vegeta. Cacchio. C'è sempre fatto in schermo. Sei troppo grosso. Oh, devo riuscire a chiappargli la coda. Ok. Aspetta. Qua. Forza, forza, più veloce che puoi. Che ci abbiamo. Ok. Mamma mia. E andiamo da Vegeta grande scimmia, almeno la prima ce la sconfiggiamo. Vai, 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 vai. Forza, forza, forza. Sta riprendendo il vigore la cacchio di. Mamma mia, è proprio tosta questa. Infatti non avendoci colpi tipo onda energetica, queste cose così, è un po' un casino riuscire a. Aspetta, nappa grande scimmia, è proprio tosta. Cazzo, via qua. Dai, 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 così, 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 dai che sta attacca Gokus a tratto. Dai, mica le riesco a chiapparlo. Buono, buono. Oh, che cacchio. Perché non riesco a levare le energie? Fammi via. Spezza la guardia di Nappa grande scimmia per ferirlo. Ah, forse io devo fare solo Nappa. Ecco perché. Potevi dirlo. Che so tre ore che mi cambia su Vegeta. Forza, forza, forza. No, no, su Nappa devo andare. Dai, dai, attacca Goku. Attacca Goku, Nappa. Vai, vai, ci siamo, ci siamo. Dai, quasi finito il vigore. Buono, vedi, io perché devo uccidere lui. Solo che quando cacchio lo ammazzo senza serie e attacchi speciali dobbiamo andare a comprare qualcosa. Aia, 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 male, ora male. Forza, forza, forza. Caccia la miseria. Quando ti piglia ti va a sta. Oh! Dai, 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 buono così, buono, 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 non te muove. Forza, 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 più veloce che puoi. Goku, attaccalo pure tu. Bello, bravo, bravo. Prima che si rigenera, si sta rigenerando, si sta rigenerando. È quasi morto. No, per pochissimo, incredibile. Per pochissimo Nappa era fatta. No, no, Vegeta, Nappa, Nappa. No, ridaglie, danna da Nappa. Forza, forza. Forza, veloce amante. Come se non ci fosse domani. Su, su, su. Mamma mia, su, su. Su che andata, su che andata. Dai. Cacchio. Che cavolo. Ci ha indemoniato. Vai, e una è andata. Olè. E mo ci resta Vegeta però. Cacchio, scappa. Quindi se si attaccasse Goku deve stare a posto. Io lo attacco alle spalle. Però mi attacca Goku lui. Non ci vedo niente. Che bene la telecamera però. Su, 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 su. Non ha comprato qualche abilità, raga. Perché se no non ce la facciamo. Oh cacchio, via. Tempo un tempo, se riesce a scappare. Forza, forza mo, forza mo. Forza mo, forza mo Goku. Su.
Fai l'onda energetica. E se no quando cacchio lo sconfiggo così. Bravo. Io sento il sapore buono di minestra. Cacchio. Si sponna, raga. Si sponna. Forza. Forza così. Veloce, veloce, via. Aia. Che cacchio dovevamo fare però? Tutto per i cacchi di Goku. Niente da una mano, manca a pagare loro. Volevo sapere. No, però non c'ho niente, cacchio. C'ho recupero energie, c'ho ne merita ceppa, raga. Energia. Andiamo alla rispalle, va. Via via, via. Perché al prossimo colpo non vorrei che ti ammazza, eh. Su, 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 veloce. Veloce. Dai, dai, dai. Cacchio, cacchio, via da qua. Devo scappare prima perché è stato troppo, troppo attaccato. Forza. Dai, se Goku però facesse qualcosa. Dai, Goku, su. Oh, buono. Go on, I'll go with you. Yes. Bello, siamo un 4. Ma cosa mi piace? Ma cosa mi piace, ragazzi? Hey guys! Sembra facile. Via, via, sono morto. Mi piglia, sono morto, ragazzi. Sapete bene, meglio di me. K. Via. Forza, forza, forza. Buono, buono. Cacchio, cacchio, al prossimo colpo siamo morti. Al prossimo colpo siamo morti, raga. È finito il vigore, su, 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 su. Su, è finito il vigore. Ok, vai in ademo. Tutti attaccarlo, su, su, raga. Dai, siamo in 4. Ci siamo quasi, ragazzi. Sta quasi in fin di vita Vegeta, eh. Siamo quasi per sventare. Manca pochissimo, via, via, via. Cacchio, capiato. Allora, volevo fare pure, se siete d'accordo, pure la trasformazione in Super Saiyan. Ok. No, ho preso l'abilità, mi sono messo l'abilità per fare la missione. Siamo ancora troppo secondo me dentro. Infatti. Mi ho preso pure la cambia. Guardate come cambia drasticamente la partita. Diventi molto più forte rispetto a prima. E con questa domanda. Forza, raga. Dai, dai, ci siamo quasi. Però se nessuno lo attacca, siamo in due. E l'attacco è proprio sempre. Dai, dai, dovrebbe passare altro. Un attacco diverso. Ok. La Kamehameha vabbè, levarci un bel po' di cacchio. Guardate la miseria, se ma m'ammazza. Sali, sali, m'ammazza così, come in casa. M'ammazza veramente poco alla morte. Allora, se lo bloccate quindi faccio la Kamehameha nel piede. Cacchio, è stato super chiaro, anzi va piatto. Al prossimo colpo siamo morti, eh. Via, via, via. Forza, raga. Dai, quelli là, amici miei, non stanno a fare ne merita ceppa. Cioè, io odio proprio il computer quando gioca insieme a noi. Cioè, è vergognoso. Ok, e mo, mandamolo all'altro mondo. Ancora no. A posto, cappa. Ce lo pensa sempre io. All right. Ah, damn it! My tail! A posto, ce l'abbiamo fatta. Olè, nuovo livello 03. Ok, vediamo un po' se...
You're not getting away! Why are you stopping me? Krillin, it's okay. What? Next time, I'll beat him on my own. Thank you. Oh, mo vediamo se abbiamo finito le missioni storia sulla Terra e possiamo iniziare a fare quelle su Namek oppure no. Mamma mia, questa qua con i due grandi scimmioni era veramente tosta, perché devi prima abbassare il vigore, poi lo devi attaccare, poi il vigore riprende, riabbassa il vigore, cioè su quelle con le grandi scimmie sono state sempre missioni delle rotture di scatole. Eccoci. Ciao. Very nicely. Hai fatto un ottimo lavoro, è un piacere rivederti. Chi è? Oh, cacchio. Ah, Trunks, meno male. Ah, è Aman Tecnologia Dragon Ball Xenoverse 1. Com'è da queste parti? Sentiamo un po'. Bentornato anche a te. È stata dura. Mi spiace di aver fallito la missione. Non preoccuparti, se fosse così facile catturarli li avremmo già presi tutti. Forse servirebbe una presentazione ufficiale. Oh, giusto. Io sono Trunks, è un piacere. Appartengo alla pattuglia temporale, per così dire. Questo è il mio compagno. Usiamo le pergamene per eseguire missioni speciali, ma ci sono state così tante deviazioni della storia ultimamente che non riusciamo a starci dietro. Ma per questo ho dovuto chiedere aiuto a te e al vecchio Caio. Mi hanno detto che sei molto in gamba, una spanna sopra tutti gli altri, a quanto pare. Al vecchio Caio piace come riesci a portare al termine ogni missione. Basta così, non lo dare troppo al nostro nuovo agente. E poi non ho mai detto queste cose. Ho ancora molta strada da fare, recluta. Non è affatto vero, stai facendo un lavoro eccezionale. Smettila subito. Puff, puff. La storia ha ripreso il suo corso originale, ma ci sono troppe anomalie, perché la gente appare improvvisamente in una dimensione che non è la sua. Questa volta mi sono sfuggiti, mi è già capitato altre volte, sono loro i responsabili. I due che stanno inseguendo stanno seminando tutto questo caos, arruolano malvaggi da diverse dimensioni e li usano per creare confusione. E chi è questo duo di cui parli? Sono abitanti degli inferi venuti dal futuro per sottrarre energia dal passato. La perfida scienziata Towa e la sua benevole creatura Mira. Un'altra volta loro. Mira e Towa. Phew. Looks like I overdid it a bit. I've been looking for you, Turles. Slug. You're not the easiest people to find. Towa. I believe I told you never to act on your own. What I do is none of your damn business. Mamma mia ragazzi, ma state a vedere quanti nemici ci stanno? Proprio tanti, addirittura pure Slug, l'hanno pure visto. Oh santissimo il cielo, quanta robetta su questo Dragon Ball Xenoverse 2, veramente tanta, tanta carne al fuoco. Don't order me around, Mira. I don't recall ever becoming your servant. Ragazzi, ci fermiamo qui e nel prossimo video vediamo che cosa stanno progettando i nostri avversari. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.